Alexander Van der Bellen è il nuovo presidente dell'Austria. È stato annunciato dalla TV pubblica Orf. Il verde sarebbe al 53,6% e il suo rivale in politica, Norbert Hofer, sarebbe al 46,4%. Tira un lieto sospiro di sollievo Bruxelles, la quale temeva una vittoria da parte dei populisti anti-Europa. Attraverso un tweet, poi su Twitter e un post su Facebook, il canale della destra del popolo, Norbert Hofer, avrebbe però riconosciuto seccamente la sconfitta nel ballottaggio per le elezioni del Presidente della Repubblica austriaca. Gli scrittori Alexander Van der Bellen stanno ovviamente festeggiando il successo accumulato e annunciato dal diretto interessato, candidato del popolo austriaco, che vince quindi nei confronti di Norbert Hofer. Grazie per l'ascolto, grazie per la visione, iscrivetevi, commentate e un saluto a tutti.